quando mi viene in mente di Abarth ti vengono in mente due cose: sportività e burdel. Ignoranza. Ignoranza. Dal sound qui hai fatto, mi hai detto, scatalizzato, esatto, okay. Poi abbiamo il centrale che è tutto diretto sempre della Super Sprint, e anche il finale tutto diretto della Super Sprint, ok, con doppio, con i due fondelli che escono da 63 centimetri, da 63 millimetri, scusami, ok. Speriamo si sentano i microfoni, perché dentro si sente abbastanza. Dietro mi ricorda come insonorizzazione, un po' come la mia, cioè davanti ci stai abbastanza bene, dietro penso sia ingestibile. Il motore mi hai detto che è il Routier 1004, di base un 180 cavalli, esatto, 270 Nm di coppia. Ma abbiamo una modifica alla centralina. Esatto, abbiamo fatto uno stage 1, abbiamo okay. messo un intercooler maggiorato a 7 litri. Okay. Abbiamo il filtro della BMC, ma quella esce già originale, la versione Super Sport, con questo filtro qua. Allestimento OSS. Okay. Esattamente. E poi cosa abbiamo? Niente, proprio quelle due stupidate qua, intercooler maggiorato, il filtro, scarico e una centralina. E così abbiamo 210 cavalli. Sembra che ne hai sotto 300. Quindi 210 cavalli e coppia, quanto sei salito? Così adesso 340. Ok. Di che soffiare? Sì, perché c'è la turbina Garrett originale. Porca miseria. Porca, che bella. Allora, abbiamo le semi slick e si sentono. Che ha provato a dare un'accelerata e si è sentito pattinare un po' anteriore. Sì, poi qua becchi proprio il pezzo di strada più umido. Con sedili a guscio. Allora, questi sono i suoi originali, okay. Sono sportivi, sono in pelle, ma non sono quelli belli della Sablet. Sablet. Okay. Quelli costano un capitale, perché vengono 2000 e passa euro due sedili. Cazzo. Sì, esteticamente sono belli. Allora, visto da qua, mi sembrano anche belli contenitivi. Io ci sto un po' a pelo con le spalle, le sento quasi come se mi spingano un pochino. Certo, perché chiudendo il sedile così ti senti la spalla spinta in avanti. Esatto. Fai troppa palestra. Il sound proprio ti ogni tanto coinvolge, esatto. Un cifro, ma veramente sono contento proprio del sound, di tutto, perché anche quando mi capita di incontrare ragazzi con macchine più belle qualitativamente, con più cavalli e tutto, però comunque hanno sempre un occhio di riguardo per questa, perché che figata, sempre di fare a me. Porca puttana. Anche i freni sono proprio performanti, non me l'aspettavo, sì. Sono come quelli della Clio RS, il modello aspirato 2007-2008, okay. Proprio uguali, quattro pompanti davanti, forati, esatto. Autoflottanti da 305 mm. Esatto, poi vabbè, io questi li ho maggiorati, li ho messo sui suoi distanziali, i suoi adattatori, non sono più da 305 ma sono da 320, okay. Che è la misura massima che riesci a montare senza andare a dover far modificare gli cerchi e così via. Qua proprio ci sta dentro precisa. Mi sei
gelato un po' il sangue. Dietro sono invece originali da 264, esatto, sempre forati. Esatto, dietro sono originali. Ma infatti non ho sentito parlare dei freni, perché hanno già quattro pompanti, essendo Brembo poi si vai sul sicuro. Guarda, non mi è mai capitato. Tante volte sei più tu il limite che dici ho paura, te invece lei c'è sempre, per fortuna, a livello di freni. E vuol dire tanto, comunque, perché... Ti fa andare... puoi andare forte quanto vuoi, ma se non frena, se non ti senti sicuro. Esatto. Tubi in treccia tu non ne hai? Tubi in treccia io non le ho, è l'unica pecca che andrebbe fatta, però appunto, ripeto, non avendo mai avuto problemi di freni. Comunque i freni buoni. Sono proprio molto modulabili, mi basta poco e frena bene. Cambio 6 marce. Cambio 6 marce, marce. Esatto, a differenza della 500 che ha 5 marce. Ne sono 5. Però sai che a me piace, non lo cambierei. Però mi è capitato a salire da qualche tornante a questa serie nel mio paese, così che le 500, avendo una marcia in meno, non devi continuare a cambiare? Cavolo, dipende un po' dal tipo di strada. Esatto, che vai a fare. Non è stata una brutta mossa quella lì di fare un cambio con 5 marce, perché davvero, preso in questo caso qua, avere un cambio in marce in meno da fare, perché hai le marce un pochettino più lunghe, comunque gioca a favore della 500. A me per autostrada, per comodità, la sesta. Anche per i consumi, tu vai in autostrada, ti pianti sulla tua sesta tranquillo, la fai scorrere. Anche come consumi, ti dirò, in autostrada, se vai una media di 120, 125 e così via, il suo 13, 14 al litro. In autostrada, okay. se li porta via. Poi ovvio, se magari veniamo su come oggi, stamattina, ti segni al 7, 6. Ok. Da originale a queste con queste modifiche qua, è avvertito tanto i consumi o è... No, anzi sai che forse con la centralina anche meglio. Sì, okay. Perché con la centralina che vanno a ottimizzare il range di giri, una cosa, l'altra, secondo me consumi anche di meno, qualcosina di meno. Certo, però ovvio, quando vai a spingere consumi di più. Vai a consumare di più rispetto a prima, esatto. Però sullo scorrere e così via, se vai in giro tranquillo, bravo, hai notato quel miglioramento. L'unica pecca di sta macchina, proprio da originale, che ha il culo ballerino tanto. Sì? Davvero, okay. Tanto. Però appunto adesso, avendo l'assettata, questo problema l'abbiamo risolto in un poco. Ok, quindi lo avvertivi di più da originale, invece quando hai montato i blister in B14? È cambiata da così a così. Completamente, sì. Un altro comportamento. Esatto. Se infatti forse se dovessi scegliere tra averla modificato senza assetto o averla originale ma con l'assetto, mi sa sarei ancora più per averla tutta originale ma con l'assetto. Ok. Perché davvero... Dici, se proprio devo cambiare qualcosa e tenere tutto originale, faccio l'assetto. Esatto. Peso anche quello è minuscolo, nel senso pesa 1200 kg, poco più di 1200 kg, quindi... Esatto, quindi anche il peso è poco. Spinge bene, l'ho sentita non subito la turbina, però quando è partita l'ho sentita. Ha forse un minimo di turbo lag, poi prende subito. Per quello sì, riprende anche abbastanza subito, secondo me col fatto che comunque essendo leggera, lei prende via bene per quello. Qui siamo in modalità normale o già in sport? È già in sport, ok. Che in realtà cambia praticamente l'erogazione, lo sterzo, esatto, si indurisce un pochettino. Ok, che visto adesso mi sembra... Oddio, oh, comincia a scaldarsi anche dietro. Ho visto come si muove, lo sento comunque abbastanza morbido, non mi sembra un timone rigido o pesante. No, si guida bene. Sì. È molto reattivo e ti segue, probabilmente accompagnato anche con l'assetto, così è più precisa. Sì, se dove tu punti la macchina, lei. Bravo, assetto, senti proprio che non ti molla niente, puoi usare un qualcosina di più, buttarla dentro un po' più veloce che lei tiene. A differenza di prima, che proprio quando non era assettata, cioè sentivo che il limite era la macchina, nel senso più di così, no, se no mi ribalto, vado fuori. Esatto.
adesso, cioè, mi sento io che dico, anzi io la curva la faccio così, ma non perché la macchina mi dice che non posso farla più forte, perché non mi viene di farla più forte. Poi anche con le gomme così semi-slick, in realtà, allora ora come ora, anche se è fredda, magari non è super scaldata, non la sento scivolosa. Come dicono. Esatto, bravo, se te l'ho detto. Tu la usi come una macchina normale, non c'è nessun tipo di problema. Poi ovvio se la macchina... Se giro a fare il matto. Esatto. Ho trovato quei due fusibili che ci sono lì in parte da togliere, che se li togli ti do con tutti i controlli, compreso ABS e così via, e li diventa proprio una bara. Altrimenti non si riescono a disattivare i controlli. Esattamente, okay. Purtroppo su un disegno la pecca è proprio quella sul freno a mano, perché quando tu vai a tirare il freno a mano la gomma più esterna perde potenza. Sì, proprio te la blocca, te la frena, quindi tu il bello di fare un freno a mano e sentirti spinto. Chiodi, ti trovi inchiodato. Sì, sotto sterzo, se proprio vuoi esagerare un pochino in discesa c'è, ma con le gomme e l'assetto non hai quasi niente. Bravo, esatto. Cioè adesso la gomma sarà ancora sul freddo, senti che già quando c'è qualche grado in più così via, anche quel poco sotto sterzo che visto adesso non lo avverte tanto, non gridia tanto. Cane poverino si è spaventato. Ho detto chi è il male, carino. Esatto. Come risultato, ottimo. Cioè, veramente è una cosa fuori di testa. A livello di modifiche, secondo me, si è andato a toccare proprio ogni aspetto. È diventata proprio una macchina, non dico la competizione, però a livello di... divertire. Sì, ti diverte a livello di assetto, fa paura, le sospensioni ti tengono incollato con il supporto delle gomme semi-slick, poi quando prendono temperatura, cioè io in alcuni punti mi sono un po' preso male perché non sono abituato a quella tenuta qua, quindi potenza ce n'è, non è esagerata, ma è gestibile. Ti dico gestibilissima anche tranquillamente. Perché hai dall'altra parte il controllo delle sospensioni, gomme, freni. Grazie mille. Grazie a te, Gabriele. Del test, del giro, è uscita veramente una bomba. Ci siamo molto divertiti. Bella. Sì, spaziale. Spero ti sia divertito anche tu. Assolutamente. Io assolutamente. La sono goduta veramente. Grazie mille. A te, Gabriele. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto il video, like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao belli.